Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio in un punto del convento tra la sacrestia antica, il chiostro e la clausura che Padre Pio faceva spesso. Padre Pio o di qui saliva le scale e andava verso la clausura e quando invece poi scendeva la mattina, racconta la cronistoria, che si fermava proprio dinanzi a questa pagella, modo facile e breve per suffragare le povere anime del purgatorio. Si tratta di una pagella che è presente nei conventi francescani. Come racconta questa didascalia, la pagella si dovrà tenere affissa in una sala di passaggio. Questi numeri sciolti dovranno essere presi in una borsetta, ecco, la vediamo qui, una piccola cassettiera, che si appenderà vicino alla presente, affinché chiunque nel passare possa estrarre uno dei numeri. E lo estraiamo, quindi leggere il versetto relativo, ad esempio noi abbiamo pescato il numero 18, rimetterà quindi il numero nella borsetta e reciterà la giaculatoria. Gesù mio, misericordia, con un'altra preghiera. Quindi si fa riferimento a questi 100 numeri, noi abbiamo pescato il 18 per quelle anime che penano per i loro sguardi licenziosi. E quindi si recita la preghiera, Gesù mio, misericordia, quindi con un'altra preghiera per le anime del purgatorio. Ogni giorno Padre Pio si fermava e continuamente recitava le preghiere per le anime del purgatorio. Ma quello che oggi vogliamo ricordare qui, vogliamo ricordare un tema di Padre Pio, ovvero del piccolo Francesco Forgione del 1902. Infatti abbiamo qui i componimenti scolastici. Il maestro Caccavo gli diede da fare questo tema. E lui scrive: erano appena 6 giorni che le scuole si erano riaperte, quando il maestro diede 2 giorni di festa proprio per la solennità di tutti i santi e per la commemorazione dei morti. Siccome avevano vacanza a scuola, la mattina dei morti non mi svegliai per tempo come al solito e quando fui desto mi vestii subito e mentre recitavo la preghiera intesi la campana che suonava al mortoro. Mi recai tosto alla chiesa per udire la Santa Messa e dopo che io e la mamma ci avviammo così al cimitero. Giunti colà, entrammo in quella chiesetta, recitammo il Santo Rosario e il De Profundis. Quindi andammo a visitare l'ossario, nel quale erano gli avanzi di una donna che si conservano quasi intatti. Entrarono con altre persone con lucerne in mano e cantarono tante belle orazioni che facevano venire il pianto. All'uscita di quel luogo vidi una giovinetta che, coperta di gramaglie, deponeva una corona di fiori sulla tomba della madre e piangeva dirottamente. Poco discosto per una donna che piangeva il suo amato figlioletto, rapitole dopo soli 3 giorni da un fiero morbo. Fattosi tardi, ritornammo a casa pieni di mestizia. Questo è un racconto del piccolo Francesco che ci fa tornare un po' alla mente a tutti i nostri cari defunti a cui vanno le preghiere di oggi.